iniziamo i lavori, benvenuti a questa giornata della trasparenza che era stata, si sente? Sì. No. No. Ah, non accesa, ricordo. Quindi ricomincio, dico buongiorno a tutti, benvenuti a questa giornata della trasparenza che era stata fissata in origine per il 16 di dicembre, poi è stata rinviata per fatti interni nostri. E oggi appunto la riproponiamo e si tiene qui a Macerata, l'anno scorso si era svolta ad Ancona, l'anno prossimo probabilmente si svolgerà in un altro presidio in modo da coinvolgere tutta la struttura dell'ente. E, tutto ci presentiamo, io sono, ovviamente mi conoscete, ci conoscete tutti, diciamo. C'è l'avvocato Trabè che è responsabile del presidio di Fermo che presenterà il piano della prevenzione della corruzione, c'è l'avvocato Ascoli che si è assentato momentaneamente che presenterà il piano della performance e c'è il dottor Amici che parlerà a nome delle associazioni dei consumatori che ringraziamo per la partecipazione, è stato uno dei propugnatori, diciamo, di questa iniziativa che ci ha sollecitato più volte e noi abbiamo aderito volentieri a questo suo invito, anche perché si tratta di un vero e proprio obbligo di legge. E, prima di entrare, diciamo, proprio nel merito della giornata, volevo fare una piccola parentesi su questo luogo che ci ospita, lo dico magari anche per i più giovani che non lo conoscono adeguatamente. Questa sala convegni venne, diciamo, realizzata contestualmente alla sede dell'ente nel 1985 ed venne, diciamo, realizzata nell'interesse della collettività per avere un luogo dove ospitare manifestazioni di vario genere e questa sala ha avuto un grosso successo nei primi anni di vita, in particolare nei primi 10 anni di vita fino alla caduta della Prima Repubblica. Nel senso che ha ospitato moltissime iniziative di associazioni culturali, movimenti, partiti politici, sindacati, congressi di vario tipo e ha ospitato anche, diciamo, personalità di rilievo della politica nazionale, tanto per citarne una, è stato ospite nel 1990 anche l'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Ma ci sono stati anche altri esponenti tipo Armando Costutta, mi ricordo, c'è stata la Castellina, ce ne sono stati tanti anche nell'ambito della cultura, c'è stato Vittorio Sgarbi che una sera lanciò i suoi strali contro questo obbrobrio così definito di architettura moderna, se c'ero a quell'evento. E quindi adesso poi, diciamo, è caduta nell'oblio questa sala perché sono sorte nel circondario altre sale che ospitavano questi eventi e poi perché con la caduta della Prima Repubblica ovviamente erano finiti i finanziamenti dei partiti e non c'erano più, diciamo, soldi, anche se poi le spese erano solo le spese vive, quelle che si pagavano per l'utilizzo. Per cui è caduta in oblio per molti anni, è pressoché inutilizzata e quindi mi fa piacere, ho fatto questa parentesi per dire che mi fa piacere che oggi ritorna ad essere utilizzata con questa particolare iniziativa. Viene utilizzata tra l'altro anche in relazione agli eventi sismici che hanno interessato la regione Marche, perché qui poi si è insediato almeno provvisoriamente l'ufficio speciale per la ricostruzione al quale abbiamo appunto concesso questi locali che starà qui fin quando non si trasferiranno nella sede definitiva. Quindi detto questo ritorniamo al merito della nostra iniziativa, cioè la giornata della trasparenza. La giornata della trasparenza è una iniziativa del tutto nuova anche per me perché non ci ho mai partecipato, probabilmente anche per voi. Si tratta di un vero e proprio, non è un, diciamo, un mero rituale, un solito convegno, una solita manifestazione, cioè si tratta di un vero e proprio obbligo di legge, cioè l'articolo previsto dall'articolo 10, sesto comma, del decreto legislativo 33 del 2013, il quale ha disciplinato gli obblighi di trasparenza e di pubblicità delle pubbliche amministrazioni. Questo articolo appunto dispone che tutte le pubbliche amministrazioni, quindi dalle più piccole alle più grandi, tutte le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 29 del 93, debbono organizzare una giornata
e la trasparenza nel corso della quale presentare alle associazioni dei consumatori, agli utenti e ad altri osservatori qualificati il piano della performance. Questo, diciamo, nell'ottica appunto della massima trasparenza nei confronti della collettività. Quindi appunto, si tratta di un vero e proprio obbligo, è un'iniziativa che si inquadra nella cosiddetta diffusione della cultura della legalità, cioè di quelle iniziative che mirano a diffondere il senso della coscienza civica nei confronti della collettività. E per questo noi, anche aderendo all'invito del dottor Amici, avevamo invitato gli studenti delle scuole superiori di Macerata città, non della provincia per ovvi motivi di capienza, e purtroppo siamo capitati in un periodo, diciamo, piuttosto sfortunato, no? Nel quale gli eventi sismici e il maltempo hanno determinato la chiusura delle scuole, per cui purtroppo non registriamo alcuna partecipazione di questi studenti. E tra l'altro, ecco, anche gli altri presidi, vedo che è presente solo il presidio di Fermo, purtroppo, perché gli altri presidi hanno comunicato che anche loro, il presidio di Ascoli, sempre per il maltempo, il presidio di Pesaro è impegnato nella questione dei SAI, di cui poi vi accennerò, per cui ecco, la partecipazione purtroppo è piuttosto ridotta. E per quanto riguarda, diciamo, la trasparenza, è un principio che si è affermato sempre più fortemente negli ultimi tempi. Come voi sapete, l'articolo 97 della Costituzione erano previsti solamente i principi di imparzialità e di buon andamento, l'articolo 97. E poi la dottrina e la giurisprudenza hanno, diciamo, elaborato altri principi che sono stati trasfusi e, diciamo, ufficializzati nella legge 241 del 90. Quindi altri principi, quali economicità, speditezza, efficacia, efficienza e anche la stessa trasparenza. E la trasparenza quindi ha assunto un rilievo sempre maggiore, tant'è che le pubbliche amministrazioni nei loro siti istituzionali devono prevedere proprio una sezione speciale che si chiama amministrazione trasparente, nella quale riportare tutti i dati di maggiore rilievo riguardanti l'ente, quindi in primo luogo i primi sei provvedimenti, le delibere, le determine, poi le consulenze, gli stipendi dei dirigenti, cioè una serie di atti che il cittadino può immediatamente visualizzare. E quindi la trasparenza è stata anche, diciamo, poi sviluppata recentemente nel 2016 con l'accesso civico, che era già previsto nel decreto legislativo 33, che è stato tuttavia poi rafforzato, che prevede la possibilità per il cittadino di chiedere senza particolari motivazioni quei dati soggetti a pubblicazione da parte della pubblica amministrazione che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare, quindi sempre quindi nell'ottica del controllo da parte della collettività di quello che fanno le pubbliche amministrazioni. E quindi questo, diciamo, come presentazione della giornata della trasparenza. Poi, diciamo, nello specifico diciamo, faccio un accenno, diciamo, per grossi capi, a quella che è la struttura e l'attività dell'ente così come individuato nel programma della giornata. E faccio anche un piccolissimo excursus storico, nel senso che diciamo, gli istituti autonomi case popolari nascono nei primi due decenni del Novecento, nascono, diciamo, sono cose che magari erano utili che fossero, diciamo, ascoltate da persone anche non addette ai lavori, però è sempre importante, diciamo, anche un ripasso per coloro, no? che operano nell'ente. Quindi, dicevo, nascono come una valenza prettamente comunale, con lo scopo precipuo di costruire, di realizzare case per i meno abbienti, quindi per i ceti più disagiati. Poi nel 1935 esce, diciamo, una legge, la 1129, mi pare che sia questa, che estende la competenza degli ACP su tutto il territorio provinciale. Poi così, diciamo, proseguono con questa denominazione in tutta Italia e sono soggetti alla vigilanza del Ministero che partecipa ai consigli di amministrazione attraverso uno o più rappresentanti.
Poi arriviamo al DPR 616 del 77 che, come voi sapete, ha trasferito tutte le funzioni, ha trasferito una serie di funzioni alle regioni, tra queste la edilizia residenziale pubblica. E da quel momento poi quindi sono entrati gli ACP dentro l'ambito di operatività della regione e sono diventati praticamente, almeno qui nella regione Marche, no, ma anche nelle altre regioni, cioè sono gli enti strumentali, pararegionali, dipendenti, varie denominazioni, dei quali la regione si serve per assolvere quelle che sono le proprie funzioni istituzionali, cioè come per esempio si serve degli ERS per quanto riguarda il diritto allo studio universitario, si serve delle ASU per la sanità, si serve dell'ARPA per l'ambiente, così si serve di noi per la realizzazione dei propri fini istituzionali nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica. E per quanto riguarda la natura di ente dipendente, no, cioè non significa che l'ente dipenda gerarchicamente dalla regione, che quindi la regione ordini determinate, diciamo, attività, determinati compiti, cioè significa, sotto il profilo giuridico, che sono determinate caratteristiche, ossia che la regione ha un potere di direttiva più che di ordine, ha un potere di vigilanza, per cui i nostri atti devono essere inviati alla regione, ha un potere di designazione per quanto riguarda le figure apicali degli enti, quindi anche un'altra serie di attività comunque che possono, diciamo, disciplinare sempre attraverso la direttiva l'attività degli enti, anche per quanto riguarda i piani di alienazione, per esempio, che sono soggetti ad approvazione. Quindi la Regione Marche, diciamo, le regioni poi non è che hanno, si sono tutte comportate allo stesso modo. Quando riguarda, diciamo, il nostro paese abbiamo avuto scelte diverse per quanto riguarda la disciplina degli ERAP. Diciamo, la situazione attuale è che in 10 regioni gli enti, gli ACP sono stati trasformati in enti pubblici economici, regioni che sono prevalentemente concentrate nel nord del paese. E abbiamo invece altre 8 regioni che, nelle quali invece concentrate nel sud, con l'eccezione del Piemonte, che mi pare adesso sta comunque cambiando indirizzo, e le Marche, che hanno, diciamo, mantenuto la natura di enti pubblici. Poi abbiamo la particolarità del Trentino, dove Bolzano ha la natura di ente pubblico, mi pare Trento ha la natura di società. In Toscana poi sono state istituite delle vere e proprie società pubbliche di capitali, e anche per quanto la denominazione di questi enti è la più svariata possibile, con acronimi che in genere iniziano con l'A per individuare l'azienda, quindi Acer, Ater, adesso non me li ricordo, diciamo, ma appunto Aler, c'è appunto una grande varietà. E per questo bisogna dire che poi, ecco, volevo richiamare su questo punto, l'ho fatto anche in passato perché è stato importante, che questo è un discorso che anche nella Regione Marche è stato sviluppato, forse molti non se lo ricorderanno, mi pare intorno al 2000 c'era stato questo 2005, questo processo di riorganizzazione dell'ERAP, dello IACP, che sarebbe dovuto diventare ente pubblico economico, poi era arrivato proprio, diciamo, quasi alla realizzazione, ma addirittura di arrivo poi si fermò e si mantenne la natura di ente pubblico. E, ecco, volevo dire, per quanto riguarda la natura, la Corte dei Conti, che ogni anno, diciamo, analizza gli enti di determinati comparti, nel 2007 analizzò proprio gli IACP o variamente denominati nel territorio nazionale, e dall'analisi scaturì che, per esempio, scaturirono parole di grosso elogio per gli ERAP delle Marche, che nonostante la natura pubblica avevano ottenuto risultati molto positivi per quanto concerneva la dismissione del patrimonio, il recupero della morosità, per esempio, e il fenomeno delle occupazioni illegali, che era molto ridotto. E proprio comparava questa nostra situazione con quella del Friuli, che invece era stato trasformato e che non aveva ottenuto analoghi risultati positivi in questi settori. Quindi concludeva la Corte dicendo che ciò che conta non è tanto la natura giuridica dell'ente, quanto la chiarezza degli obiettivi e la certezza dei finanziamenti. Quindi al di là ecco, di
questo, poi perché qualcuno dice no, la natura di ente pubblico economico può agevolare l'attività dell'ente, renderla più snella, però poi non è così perché anche gli enti pubblici economici sono soggetti a vigilanza della regione, per esempio qui nelle parti abbiamo i consorzi di bonifica e l'ASSA, che come enti pubblici economici sono soggetti anche se la vigilanza ovviamente rallenta diciamo, un po' l'attività dell'ente, no? Quindi detto questo, nella Regione Marche, la Regione Marche ha iniziato un processo di comunque revisione legislativa del nostro ente, che prima ci sono state diverse leggi regionali, prima si è intervenuto sui consigli di amministrazione, poi vennero trasformati in ERAP delle varie province, ma fu una modifica più di carattere formale che sostanziale, ma la vera e propria modifica è stata nel 2012, la fine del 2012. Dal 2013 è entrato in funzione l'ERAP Marche, che è sempre appunto ente pubblico, e la novità più sostanziale è stata costituita dalla eliminazione dell'organo politico, cioè del Consiglio di Amministrazione, e diciamo questa tutto sommato è una scelta che mi trova anche concorde, perché a ben vedere mi pare che nel nostro ente ci sia mai stato granché diciamo di politico, al di là magari della scelta della allocazione degli interventi dove realizzare nei vari comuni, no, gli alloggi, che quella si può dire può essere una scelta politica, ma è una scelta politica che oggi poi è stata anche limitata, perché poi la regione ha individuato anche lì dei parametri piuttosto stringenti riguardanti diciamo, il numero delle domande di assegnazione pervenute, i punteggi conseguiti, per cui anche lì la discrezionalità è venuta meno, si può dire. Quindi è una scelta tutto sommato, anche se da parte di qualcuno anche adesso si magari torna a parlare di ricostituzione dei consigli di amministrazione, ne è parlato l'anno scorso, così qualcuno forse ne sta ancora parlando. Per quanto riguarda la struttura, come voi sapete, abbiamo un ente pubblico, l'ERAP Marche, ha personalità giuridica, è articolato in 5 presidi provinciali, i quali non hanno più invece la personalità che prima avevano, e nell'ambito dei presidi abbiamo l'attività, abbiamo i vari servizi e poi abbiamo i settori. Per quanto riguarda l'attività dell'organizzazione dell'ente, è disciplinata dal regolamento di organizzazione. Per quanto riguarda l'attività dell'ente si sostanzia fondamentalmente su due filoni, cioè l'attività costruttiva, come quella che era appunto in origine la funzione, e l'attività gestionale, cioè noi realizziamo alloggi, e a questo proposito abbiamo diciamo, in corso interventi attualmente per circa 50 milioni di euro, 60 milioni di euro che porteranno alla realizzazione di circa 500 alloggi, e gestiamo come ERAP Marche un patrimonio di 18.000 alloggi, abbiamo 13.000 alloggi di proprietà e circa 5.000 alloggi in gestione da parte dei comuni, per un canone medio di circa 110 euro. È importante sottolineare che, diversamente da quanto molti credono, cioè l'ente non è sovvenzionato dalla regione per il proprio funzionamento, cioè l'ente si autofinanzia con i proventi dei canoni di locazione che assommano a circa 19 milioni di euro anni, e con i proventi degli interventi di natura tecnica con delle percentuali su ogni intervento che viene effettuato. E diciamo che l'attività tradizionale dell'ente non si limita, cioè l'attività tradizionale dell'ente è l'intervento nell'ambito dell'edilizia residenziale della Repubblica, questo non significa che l'ente possa spaziare anche in altri ambiti di attività nella cosiddetta edilizia sociale, per esempio adesso stiamo realizzando un collegio universitario ad Ancona, qui a Macerata abbiamo realizzato pure un centro di aggregazione giovanile, un asilo nido, addirittura abbiamo realizzato anche un cimitero in un comune, quindi cioè, la nostra attività è abbastanza variegata.
e anche proprio per questa nostra duttilità volevo sottolineare il fatto che la Regione Marche ci ha affidato formalmente con due recenti delibere l'attività di realizzazione delle SAE, cioè ci ha attribuito un intervento di prioritaria importanza nell'ambito del sisma, la realizzazione delle strutture abitative di emergenza, in relazione alle quali, anche perché noi nel 97 avevamo pure collaborato con la Regione per la realizzazione delle casette di legno, avevamo realizzato in provincia, in particolare noi, come era per i Macerata, era per ancora, avevamo realizzato in provincia di Macerata circa 170 casette di legno, per cui la Regione conscia di quella precedente esperienza, anche perché c'è l'ingegner Scuri che era un nostro ex dipendente, che attualmente è il responsabile della protezione civile regionale, e ci ha coinvolto in questo discorso, nel quale, per il quale abbiamo costituito un apposito gruppo di lavoro interpresidi, cioè quindi è la prima esperienza che facciamo tutti insieme proprio nell'ottica del perseguimento di un obiettivo comune, e speriamo di farcela, perché qui c'è in gioco, diciamo, anche il ruolo dell'ente, quindi è chiaro che uno chiede l'impegno di tutta la struttura. E detto questo, ecco, diciamo quindi che da questi dati che vi ho dato, l'ente, diversamente da quanto si possa credere, perché ci sono state alcune recentemente interrogazioni, diciamo, in regione, è un ente vivo e vitale, con un'attività ben diciamo, implementata, e questo senza nascondere magari delle criticità che possono esserci, tipo, diciamo, una morosità che sta sicuramente aumentando, e complice anche la crisi economica in atto da diversi anni, morosità che riguarda sia, diciamo, le quote del canone di locazione, sia le quote dei condomini. Le famiglie fanno sempre più difficoltà a fronteggiare questi pagamenti, e purtroppo appunto, la morosità sta aumentando, è un fenomeno che dobbiamo affrontare anche questo con impegno. C'è poi anche un altro problema, mi pare di aver rilevato, che è quello degli alloggi sfitti, e anche quelli stanno aumentando, diciamo, costantemente, e questo, diciamo, è dovuto però in gran parte a certi ritardi magari dei comuni nella formulazione delle graduatorie, che impedisce appunto di procedere all'assegnazione, per cui in qualche comune magari sono stati degli alloggi pronti per lungo tempo che non potevano essere assegnati. E poi un'altra grossa criticità è quella del personale, cioè noi abbiamo il nostro personale, tra l'altro, anche se siamo un ente dipendente della Regione, non è inquadrato nel ruolo unico regionale come avviene ad esempio per i dipendenti degli ERS, ma ha un ruolo autonomo, e comunque appunto siamo attualmente in servizio in circa 120, con una perdita di circa il 30% dell'organico rispetto a quelle che erano le vecchie dotazioni organiche degli IACP provinciali. Quindi è chiaro che strutture piccole come le nostre, anche un'assenza, due assenze, cominciano, diciamo, a farsi sentire, e questo è avvenuto perché ovviamente anche noi siamo soggetti, come tutti gli altri enti locali, alle limitazioni delle assunzioni, e attualmente a fronte di quattro soggetti che vanno in pensione ne possiamo assumere solo uno, per cui è chiaro che il quadro si va sempre più sbilanciando, e può mettere, diciamo, anche a rischio, come dicevo, l'espletamento di determinate funzioni istituzionali fondamentali. Quindi, diciamo, il quadro è questo, e comunque siamo ottimisti, ecco, speriamo di raggiungere sempre maggiori traguardi, e ecco, io avrei finito la mia relazione, resto a disposizione per qualsiasi domanda, e ovviamente vi ringrazio per la